Ragazze, bentornate sul canale. In questo video andremo a realizzare questo unguento balsamico molto simile al Vicks Vaporub. Non so se conoscete questo prodotto o se lo avete mai utilizzato. In pratica si tratta di un unguento balsamico preparato con vasellina bianca e un mix di prodotti molto 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 profumati come l'olio essenziale di eucalipto, l'olio essenziale di menta, il mentolo e la canfora. Io ho pensato di realizzarlo ovviamente utilizzando degli ingredienti completamente naturali. Il Vicks Vaporub, ovviamente sto parlando del prodotto originale, è un prodotto che nasce con lo scopo di andare a decongestionare le vie respiratorie. Infatti io ricordo che quando ero piccola mia mamma me lo spalmava sul petto e me lo lasciava agire durante la notte. Però forse non tutti sanno che in realtà questo prodotto, così come anche questo che ho realizzato io, perché in pratica mi sono attenuta tantissimo all'originale, escludendo ovviamente la vasellina bianca, ha, dicevo, molteplici usi alternativi. Cioè non solo è utilizzato come decongestionante delle vie respiratorie, ma possiamo utilizzarlo in svariati modi. Io in realtà l'ho scoperto da pochissimo, facendo una ricerca su internet. Vi ho preparato un post come sempre che potete trovare sul blog Spignatto Time. Vi metto giù il link nel box informazioni. Voi andate sempre a controllare il box informazioni perché ci potrebbero essere delle notizie che io dimentico di darvi o di dirvi durante il video, per cui io vi pubblico tutto giù nel box informazioni. Per cui, come vi dicevo, vi inserisco giù il link dell'articolo che vi ho scritto. Dateci un'occhiata perché è veramente veramente interessante. Io ho concluso la mia intro, vi lascio alla ricetta, spero che vi piaccia. Fatemi sapere cosa ne pensate, se lo fate, e vi do un bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ragazzi, scusate, prima di lasciarvi alla ricetta e quindi al tutorial, ho dimenticato di dirvi una cosa molto importante. Allora, questa ricetta è semplicissima, è davvero semplice realizzare questo unguento balsamico. Avrete bisogno di pochissimi ingredienti, però esiste una versione ulteriormente più semplice, cioè proprio per chi magari non spignatta, per cui non si trova questi ingredienti in casa, però vuole comunque realizzare questo unguento balsamico. È semplicissimo, vi basterà acquistare la vasellina naturale, mi raccomando, la vasellina naturale, non la vasellina bianca che è un concentrato di schifezze. Questa io l'ho acquistata dal sito Zen Store. Vediamo se c'è no, non c'è. Comunque io questa qui l'ho acquistata dal sito Zen Store. Tra l'altro non costa neanche tantissimo, se non erro sono 100 grammi di prodotto. Però so che la vende anche Flower Tales, per cui potete acquistare la vasellina naturale e all'interno inserire gli oli essenziali che ho inserito io, ad esempio, per cui vi verrà un unguento balsamico abbastanza buono, molto 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 simile, e se non migliore addirittura, del Vicks Vaporub, in quanto stiamo parlando di prodotti completamente naturali. Avevo dimenticato di dirvi questa cosa, che secondo me ritengo importante, perché questa ricetta può essere realizzata non soltanto appunto dalle ragazze che spignattano, ma anche dalle ragazze che non spignattano e comunque vogliono crearsi questo unguento balsamico, che è sempre comodo tenere in casa. Adesso è veramente finito, giuro. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi! Allora, inizio subito con l'andare a pesare all'interno di un contenitore
cristalli di mentolo. Ok, dopo aver pesato i miei cristalli di mentolo, mi raccomando ragazze, utilizzate i guanti quando fate questa operazione. Vado ad aggiungere sempre all'interno di questo contenitore 4 grammi di Caprilis. Ok ragazze, dopo aver aggiunto il Caprilis, do una piccola mescolata e lascio un attimo questo contenitore da parte. I cristalli di mentolo sono liposolubili, per cui si scioglieranno pian piano all'interno del Caprilis. In un altro contenitore vado ad aggiungere la cera Bellina. Questa l'ho acquistata sul sito Zenstore. Dopo aver pesato la cera Bellina, vado ad aggiungere l'olio di cocco. Se non avete la cera Bellina, potete sostituirla tranquillamente con la cera d'api nella stessa quantità. Dopo aver aggiunto l'olio di cocco, devo inserire il Caprilis. La ricetta prevede 27 grammi di Caprilis, però io i primi 4 li ho utilizzati nel primo contenitore per andare a sciogliere i cristalli, di mentolo, per cui adesso ne andrò ad inserire 23 grammi. Dopo aver inserito il Caprilis, metterò, il tutto a sciogliere per qualche secondo in microonde. Ora che il mio composto è, sciolto, come potete vedere, aspetto un attimo che si raffreddi per procedere con l'inserimento degli altri ingredienti. Ci vediamo dopo. Ora che il composto si è un po' raffreddato, infatti come vedete inizia anche leggermente a solidificarsi, vado ad inserire i miei oli essenziali. Allora, ho scelto l'olio essenziale di canfora, l'olio essenziale di eucalipto, l'olio essenziale di menta, l'olio essenziale di tea tree, l'olio essenziale di lavanda, l'olio essenziale di limone. Ora mescolo bene. A questo punto vado ad inserire i cristalli liquidi disciolti nel Caprilis. Come vedete si sono tutti sciolti. E mescolo bene. Ora vado a trasferire il mio composto nel contenitore scelto. Ok ragazze, ora non dobbiamo fare altro che aspettare che il composto si solidifichi completamente.